Ciao ragazzi, bentornati di nuovo sulla mia pagina e sul mio canale YouTube. Oggi parliamo del famoso discorso delle basi del calisthenico, ossia quelle cose che vengono considerate fondamentali e che dovrebbero essere sempre mantenute man mano che il livello cresce. Quindi c'è chi definisce le basi come quel complesso di movimenti che racchiude i dip, i piegamenti in verticale e le trazioni. Quindi sostanzialmente tre movimenti, nonostante nei calisthenics sia importante anche il core, quindi la stabilizzazione parte dell'addominale, il core nella stabilizzazione della parte lombare e via dicendo. Quindi limitare a tre movimenti il concetto di basi è sicuramente estremamente riduttivo, a meno che nel tuo programma futuro di calisthenics non ci sia quello di mantenere sempre trazioni di piegamenti in verticale e andare a zavorrarli a manetta. Per me quello non è allenamento a carico naturale, visto che se uso una zavorra esterna di carico naturale c'è veramente poco. Ok? Quindi secondo me il problema è che il concetto di basi non si può soffermare a tre elementi e mantenerlo focalizzato solo su quei tre elementi. Il concetto di base si deve evolvere in funzione del livello che io ho raggiunto. Vi faccio un esempio. Se io sto andando ad allenare i 90 degrees push up, secondo voi le dip normali sono un movimento sufficientemente allenante? No, è più probabile che una dip arrivando in tuck planche o fare un tuck planche push up sia una base che bisogna mantenere. Certo, abbinato magari ai piegamenti in verticale. Ecco che allora un buon movimento di base da mantenere sono esattamente i chest roll, quindi con un po' di basculamento si va a eseguire un piegamento in verticale. Ok? Giusto per darvi un'idea. Facciamo un altro esempio. Se io sto andando ad allenare la planche di varicata, nelle dip, nei piegamenti in verticale, nelle trazioni, sono un movimento di base, ma semplicemente perché la planche è un movimento angolo specifico a braccia tese, dove la base è costituita sicuramente da un movimento che va a richiamare quelli che sono gli angoli articolari di lavoro, quindi il gomito disteso, ovviamente il lavoro del deltoide anteriore, l'allineamento, la contrazione dei glutei e tutto il resto. Quindi se sto allenando per esempio la planche di varicata, il lavoro di base è sicuramente andare a mantenere almeno una tuck planche. Andiamo avanti. Se io per esempio sto lavorando le varianti della V-sit, quale potrebbe essere un movimento di base da portare avanti? Magari possono essere le chiusure alla spalliera o andare a mantenere 30 secondi di L-sit. Quindi mi capite che man mano che il vostro livello sale, il vostro lavoro di base deve essere opportunamente tarato in funzione di quello che è il vostro livello. Se no, il rischio è che la differenza di intensità tra il lavoro che viene considerato di base e il lavoro di potenziamento che voi state andando a fare sia troppo elevato, ci sia un gap troppo elevato e che quindi l'utilità sia veramente veramente ridotta. Ok? Quindi per esempio io quando devo andare a fare i movimenti di spinta avanzati agli anelli, come può essere una rondine, come può essere una planche oppure 90 degrees agli anelli, quello che faccio è mantenere un lavoro di base di spinta. Quindi nel mio riscaldamento magari metto una serie di piegamenti per il piano orizzontale, metto una serie di dip per il piano di spinta verticale in appoggio, metto una serie di variante di piegamenti in verticale per i momenti di spinta invertiti e poi metto un movimento multipiano. In questo modo sono andato a mantenere una forza di base su tutti i singoli piani di lavoro e anche su un multipiano nella sua totalità. Nel momento, per esempio, in cui io devo andare a mantenere una forza di base nei movimenti di trazione e sto per esempio allenando la monobraccio, sicuramente andrò a fare una variante di rematore, magari vado a fare una variante di trazione, vado a fare una variante multipiano e poi magari alla fine ci metto anche una fune da 6 metri. Allora in questo modo sto andando a creare un lavoro di base per andare a mantenere la forza sul piano orizzontale, sul piano verticale, sul piano sui multipiano e poi un lavoro parziale monobraccio come può essere quello della salute alla fune che mi mantiene anche una certa forza del grip. Quindi come vedete in realtà non c'è un'idea o
universale di base, secondo il mio punto di vista. Le basi vanno sempre ritarate in funzione di quella che è l'intensità dell'esercizio che sto andando ad allenare io. È come dire che io mi sto allenando per andare a fare 150 kg di panca piana e il mio lavoro di mantenimento di base alla fine si limita a farmi fare i piegamenti a terra e le distensioni su panca con 30 kg. Cioè, mi capite che c'è una differenza di intensità talmente alta che questo lavoro di base non è neanche condizionante, quindi è necessario sempre tenere conto di questa cosa e andare a ritarare il tutto in funzione di quello che è il nostro livello di allenamento. Ciao ragazzi!